Auguri papà. Grazie. Auguri zio. Grazie. Auguri Oscar. Grazie a tu, grazie, niente di meno, sei un delinquente, io. Per avere il piacere che vieni a casa mia, c'ho da fuoco compleanno, 48 anni di vita, da siete. L'importante è che ci siamo. Ma sono quasi 2 anni che non ci venivamo più, Più o meno. 2 anni che zio Aldo non veniva più qua. Aldo, ti piace la casa nuova che ci fai? Bella, complimenti. Siete, raccontami un poco di te, soprattutto di tua moglie, so che è stata poco bene. No, sta bene adesso. No? Ma che la povera figlia che l'ha fatta pure, che la vita, ambiente, acqua, sole. Certo. Ha fatto battaglie, che la povera figlia. Però adesso sta benissimo. Ci piace. Raccontami di te. Sì, è tutto bene. Mi sono accattata una bella macchina di 50.000 euro. Te la voglio far vedere quanto è bella. Ah, ma allora tua moglie si è rimessa. Sì, sta bene, gode ottima salute. La moglie si è rimessa. E mi sono poi comprato una villa a Sorrento, 400.000 euro, un affare. Poi quando venite la faccio per io. Oh, ma allora tua moglie si è rimessa proprio? Sì, sta bene. E poi mi sono accattato una barcatella a mare, 30 metri di barca, 300.000 euro. È bellissima. Oh, ma allora tua moglie si è rimessa proprio alla grande? Sì, si è rimessa, sta bene. Ma scusa, si è rimessa, ma rimesse che? No, di che si è rimessa a fare la puttana. Eppure, caro Aldo, veramente sto disperato. E perché? Credo che mia moglie Alessandra abbia perso proprio le trombe di Eustacchio. Sì, è diventata sola. Completamente. Aldo, ogni volta che arriva a parlare non risponde mai. Dimmi una cosa, tu che hai studiato medicina, per poco non sei diventato medico, ti mancavano pochi esami. Dimmi. Ma saranno consigli riguardo a questo fatto della sordità di mogliere? Certamente. Tu per stabilire il grado di sordità, devi fare un test, diciamo. Fai delle prove. Sì. La chiami a una certa distanza, per esempio a 10 metri le fai una domanda. E perché se chiede risponde? Se non risponde ti avvicina a 5 metri e le ripeti la domanda. Se non ti risponde ancora, a 2 metri le ripeti la domanda e vai avanti così finché non ti risponde. Ah, ci capite, ci capite. È chiaro. E mo così faccio e stabilisco il grado di sordità. Alessandra, che si mangia? Niente da fare. Alessà, che si mangia? Alessandra, che si mangia? Sordo completamente. Alessà, che si mangia? Ma stai patana, te la giti già 4 volte, allora sei sordo! Cicciotto, Una volta tanto, invece di fare guai, aiutami a risolvere un problema. Perché? Tua sorella con innamorata, aiuta a bere la televisione. A così si dice, mo, non me la contano giusto. Vai a vedere se stanno facendo qualche cosa di male, corri subito e dillo a papà. Va bene, ma vengo papà. Fai presto, Cicciotto. Sì. Vai, Cicciotto. Che stiamo fanno a me? Sì. Scusate. Oh, dov'è? Dove sta? Dove è finito? Non lo trovo più. Hai ragione. Dove stai? Dammi una mano a cercarlo. Maria, si stai cercando cose di Pasquale, sta sotto il cappello. Vi voglio fare un piccolo quiz, bello, facile. Se rispondete alla domanda, 7 giorni di concedo premio. Tutte e due, 14 giorni. Bene, dite. Mi raccomando, arrabbiate le orecchie e sentitemi bene. È difficile. No, è facilissimo. Dunque, che cos'è quella cosa che d'inverno fa il caldo e di estate si mette sull'albero? No. Caldo ed estate si mette l'albero. Sopra un albero. Ah, Manuela, prima tu, vai. Una sciarpa. La sciarpa d'inverno fa il caldo, sì. Ma perché a stagione la metto in coppa all'albero? No. Vai, Aldo, vai. Il ventilatore. Il ventilatore, prima di tutto, non fa il caldo, ma fa il freddo. È già la prima fesseria. E la seconda fesseria, perché il ventilatore lo metto in coppa all'albero? Ho sbagliato. Avete sbagliato. Proprio a nascere tutte e due. Sì. Vabbè, io non la so. Vabbè, ci arrendiamo, che cos'è? Ve lo dico io, è la stufa. La stufa mantiene il caldo. Marisha, ma d'estate mica si mette in coppa, no, Brian.
Pagliarù, la stufa d'inverno fa il caldo e d'estate si mette sull'albero. Ma come si mette sull'albero? Pagliarulo, la stufa di chi è? È la vostra. Io la metto a rugazzo voglio. Aldo, Aldo, se mi ricordo bene, ci abbiamo bevuto 6 birre io, 6 birre tu. Mo ci hanno rimasto su... Solo queste 2 birre. Ce le dobbiamo bere piano, 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 se no finiscono e non teniamo più che bere. Hai capito? E poi basta! Luca, in questa stanza, Luca, la stanza a te qua te, a te qua te. Ci sta mia moglie che dorme. Non sa da città, se si scende mia moglie, amma fornuto e bere. La noce. La noce. Oscar, l'indoletto con tua moglie. C'è sta nonna. Un marone, siete una loca, che teniamo solo dei birri, se chi lo si scende, con mai spartito. Marone, bambini, piangete, piangete a papà, che guaio grande, che guaio grande. Voi ci pensate, hanno rubato la nonna, hanno sequestrato la nonna, bambini. Come fate voi senza la nonna? Come fate? E io come faccio senza mia suocera? Come faccio? Come ragazzi, fai? Ma che è successo? Ma chi è morto? Nessuno ancora, ma qualcuno può morire. Ma si può sapere che è successo? Nuova Russia, tu, Nuova Russia, sei bambine. Vi voglio bene, andate, me ne fatemi parlare con zio Aldo, andate, andate. Vediate, andate, papà, andate a piangere sopra. Pensate che la nonna può morire e ad attendere un papà fosse la nonna. Ma perché è morto? Aldo non è morto ancora. Perché è successo? Aldo, ti faccio una grande confidenza che rimane fra me e te nei secoli e nei secoli. Parla. Aldo, io ho parlato con dei grandi sequestratori. Ho promesso a loro 50.000 euro se si rubavano a gnore amici. E non mi portavano mai più. E allora? Ci ha girato i 50.000 euro che gli zuzzusi si hanno pigliato la vecchia, ringraziando a Dio, e si hanno portato. Poi furbamente, che hanno fatto? Hanno contrattato a mia moglie, che hanno capito che la vecchia era la mamma e mogliere, ma no, mamma mia, giustamente. Hanno detto, signore, se ci date 200.000 euro vi do la vostra mamma. Poi? Mia moglie che ha fatto? Si è riempita di debiti, giustamente, si è indebitata finanziaria, amici, parenti, ma tutto a firma mia, perché giustamente i soldi già che c'hai. Ha pigliato i 200.000 euro e ce l'ha dato i rapinatori. Chi ti pensi disgraziato, manco contento, mi stanno chiamando a me, mi stanno facendo minacce. Ma vanno a uccidere? No, tu, ma vanno portare una volta. Patente e libretto. Maresciallo, l'ho lasciata a casa, me l'ha scordata. Ma che te hai scordato? Te l'ha scritto pure prima di scendere. Piglia la patente e portate la presa, Marisha, mi dovete credere, non se la porta mai. Oh, bravo, mi fa piacere. Allora, una volta che stiamo a questo, voi avete anche superato il limite di velocità, che in questa zona è di 50 km all'ora. Voi andavate almeno a 70. Non è vero. Andavo al massimo a 60 all'ora, è vero? Vero, a 60 all'ora, Marisha, ve lo giuro, stai in accidente vinto, e ciò di, vai chiaro, niente. Bravo, quindi è un altro verbale, una volta che stiamo a questo, voi non avevate nemmeno la cintura di sicurezza. No, la cintura di sicurezza me l'ha agganciata, mo che faccio vista a voi se volevo scendere dalla macchina, ovvero no? Ma che ovvero, tu te l'hai giritto pure prima di partire, niente della cintura, Marisha, niente. Ciò dico sempre, non se la metto mai a cintura, mai! Ma fosse gratis! Ma trovo un buffo di casa che capo dove? Signora, ma è sempre così violento! No, Marisha, no! Solo quando sta ubriaco! Eppure, ragazze mie, sto fatto che a Quagliarulo chiede sempre permessi, a me sto fatto mi puzza, non è buono. Chissà cosa farà. Ma come cosa farà? Va a casa dalla moglie, no? No, non è così. No. Io so bene il passato di Quagliarulo. Sì. Ragazze, io so un segreto. Sono un segretario. Siete un segretario? Segretaria. Un poco di cultura. Dovete sapere che Quagliarulo, prima di fare il carabiniere, facevo massariante, facevo io con il tavoletto e mi sa per rovì. Gesù. Spezzavo il cadere, smagnavo un bicchiere di prima e stava ai limiti della legalità. Poi invece andavo sulla retta pia e si mise a fuoco carabiniere.
crede che per arrotondare lo stipendio, sempre per la fama, per la fama dei soldi, per la fama dei soldi, se mi sa fare da voto io con tavoletta. Cerco permesso e va poi io con tavoletta. Ma quello, Mariscia, ognuno ha le sue ambizioni. È vero, infatti quell'uomo è un ambizioso. È un ambiguo. Ambiguo? Ambiguo, ambizioso, ambizioso, ambiguo, ambiguo, ambizioso. Non può che cultura, non può che cultura. Quello che salvate pure la giacca a cuore, la divisa. E lui, andiamolo, lo prendiamo con le mani nel sacchetto. Attenzione, questo vince, questo perde, questo vince, questo perde, questo vince, questo perde. Dove punti tu, giovanotte? Voglio i pezzi, non i 20 euro, state buono, vado mamma, va. Guagliarulo, guagliarulo, niente di meno, vi cogliamo in flagrante. Aggiungo io con il tavoletto, decide. Volete giocare? Andiamo a giocare, giochiamo! Quest'uomo è giocoso! Giocare è giocoso! Giocare è giocoso! Attenzione! Questo vince, questo perde, questo vince, questo perde, questo vince, questo perde, questo vince, questo perde, dove puntate voi? Qua! Lei ha puntato? Strunz, su maresciallo! Sono 30 anni che faticiamo insieme, non lo ricordo! Su maresciallo, non ha puntato!